Dopo Emirati Arabi e Bahrain, il Sudan ha aperto le relazioni con Israele, cruciale ancora una volta la mediazione degli Stati Uniti. Per decenni il Sudan ha vissuto in uno stato di guerra con Israele, boicottando anche il commercio con lo Stato ebraico. Non c'era alcun tipo di relazione, ha commentato il presidente Donald Trump. L'accordo di pace firmato oggi aumenterà la sicurezza di Israele e porrà una fine al lungo isolamento del Sudan dal mondo per via della situazione nel paese. Farà nascere nuove opportunità per il commercio, l'educazione e la ricerca, oltre alla collaborazione e all'amicizia fra i due popoli. Il Sudan aprirà presto al traffico aereo da Israele, dove il primo ministro Benjamin Netanyahu ha accolto con favore l'intesa. È un altro passo importante verso la pace con il mondo arabo, ha detto. Una pacificazione che sta avanzando, ampliandosi a un numero sempre maggiore di paesi arabi, 3 solo nelle scorse settimane. Martedì gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno raggiunto un accordo di reciprocità per l'ingresso senza visto nel territorio dei due stati, gettando le basi per nuove e promettenti opportunità di collaborazione. Lunedì il Bahrain ha ratificato l'intesa raggiunta sempre con la mediazione americana, 3 punti per l'amministrazione Trump, mentre i leader palestinesi chiedono che i paesi arabi non stringano legami con Israele finché la pace non sarà garantita anche per loro.